Presentati a questo Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, il primo consiglio utile dopo la rimodulazione di giunta, i nuovi assessori di Mazara, Danilo Di Maria, purtroppo oggi assente, e Luciano Asaro. Allora, assessore Ingargiola, come mai la scelta di questi due assessori? È stata una scelta personale del sindaco, più che altro questa rimodulazione, per dare un'impronta migliore di quella che si è data nell'ultimo periodo, e credo che attraverso, ripeto, non voglio essere ripetitivo, attraverso queste figure si possano portare al termine quello che è proprio il programma dell'onorevole Cristaldi. Sono il frutto di un ragionamento di carattere politico. Innanzitutto abbiamo guardato alle ragioni che hanno portato alla mia elezione a sindaco, e quindi abbiamo attinto nel bacino di coloro che condividono una strategia, tra virgolette, rivoluzionaria che abbiamo voluto dare alla nostra città. Non abbiamo avuto preclusioni nei confronti di nessuno, abbiamo anche scelto soggetti che magari in occasione delle ultime elezioni amministrative si erano schierati contro la nostra amministrazione, ma il nostro appello del progetto città e della logica futurista ha creato una condizione di coinvolgimento tale che anche coloro che si sono formati su libri e culture diverse hanno la possibilità di mettere a disposizione dell'intera città la loro intelligenza, la loro professionalità. Ho scelto per integrare la giunta due soggetti che riscuotono grande stima in città, perché credo che non possano essere discussi sotto ogni punto di vista, e si stanno dimostrando molto validi, hanno sposato pienamente il progetto, lo seguono giorno per giorno, ed è quello che abbiamo messo in moto, il mezzo che porterà alle prossime elezioni. Sembrava che ci fosse stato un avvicinamento con il movimento di Onda Nuova, un movimento appunto anche dei futuristi. Cosa è successo? Come mai invece non è scattata la scintilla? No, i futuristi sono una calamita pronta a dialogare con tutti. Chi vuole dialogare con quello che diciamo noi siamo disponibili a farlo. Con Onda Nuova abbiamo avuto una bella fase di costruzione, nella quale si pensava che si potesse avere un progetto più ampio rispetto alla vicenda territoriale, ma sono due cose distinte e separate. Mi risulta che Onda Nuova è a favore della nostra amministrazione, non so la consistenza che ha, ma questo è un aspetto che mi riguarda relativamente, perché una o 100 o 100.000 sono la stessa cosa.